Guardando alla situazione attuale dell'euro e al disastro che ha provocato, la sua opinione è che sia frutto di incompetenza o che sia frutto di un piano deliberato? Ma insomma, non credo che sia proprio deliberato in che senso? Nel senso della perversione? No, perché deliberato credo che lo sia stato, ma non credo sia stato nel senso di voler creare il disastro, no, quello non lo credo. Però diciamo che probabilmente, perché bisognerebbe andare adesso a riguardare anche tutti questi europeisti che insomma. Sono sempre stato molto freddo nei confronti, a dire la verità, di tutti gli Altiero Spinelli, insomma, vabbè, e altri, insomma, adesso ti cito un nome così tanto perché una volta saltava sempre fuori, insomma. Dicevo che no, credo che l'euro, come anche l'Unione Europea, eccetera, siano stati però in parte anche complementari a quello che era il perno una volta, la NATO. Qui la NATO è rimasta. Ha la sua funzione, non è un caso che è rimasta anche quando l'impero del male, tra virgolette, è crollato. Che senso aveva la NATO ufficialmente? Invece lo aveva perché, appunto, evidentemente serviva per il controllo e soprattutto il controllo dell'area europea, io direi. Quindi anche l'Unione Europea, l'euro, eccetera, a mio avviso, sono delle mosse in cui alcuni gruppi. Quelli che io chiamo i famosi cotonieri, sempre, non perché coltivino cotone, ma perché mi rifaccio sempre all'esempio dello scontro nord-sud negli Stati Uniti. I cotonieri sono quelli che trovano il loro interesse nel subordinarsi a gruppi dominanti di altri paesi. E qui in Europa i gruppi dominanti cotonieri sono stati quelli legati agli Stati Uniti. Parlo spesso anche nel blog, certi cotonieri, e spesso magari qualcuno che non ha sentito la prima definizione, ma dice cosa sono i cotonieri? Abbiamo di nuovo quei coltivatori di cotone? No, evidentemente no, ma sono quei gruppi, per esempio quelli tipici della seconda rivoluzione industriale, magari, ecco, e che hanno l'interesse, non è che lo fanno, sì, io li chiamo, vabbè, così per ragioni di polemica, eccetera, spesso uso il termine sono servi, eccetera, ma in realtà sono servi perché, insomma, hanno la loro convenienza a essere complementari al sistema più avanzato. Che è quello degli Stati Uniti. Però questo significa che naturalmente possono portare appunto un blocco allo sviluppo di certi settori strategici che potrebbero rafforzare la nostra autonomia italiana e anche europea rispetto appunto al paese predominante e anche un domani a quelli che magari stanno emergendo come altre potenze contrastanti, tipo appunto la Cina, la Russia, eccetera. E quindi anche questo ostacolo di questi cotonieri, sempre tra virgolette, credo che sia effettivamente una questione. Ecco, e io credo che l'Unione Europea, l'euro, eccetera, tutto sommato rispondevano agli interessi di questi cotonieri. E quindi a collegarsi, che si dice sì che l'euro è stato, anzi era in competizione col dollaro. Io non credo che poi sia stato in così grande competizione col dollaro, sinceramente. Quindi se uno strumento è stato anche uno strumento per controllare meglio appunto i paesi europei. Comunque credo che siamo in un momento, ecco quello che voglio dire, siamo in un momento effettivamente molto particolare, ci sono sicuramente delle novità, il ventennio passato, parlo del ventennio diciamo da Mani Pulite, diciamo, è quello che è avvenuto dopo, poi l'intervento di Berlusconi, quindi con tutto, credo che sia finito qui in Italia, stia finendo. E probabilmente, vabbè, l'Europa ha un'altra storia, adesso io sto in effetti in questo momento stavo puntando il riflettore soprattutto sull'Italia, e c'è qualcosa che si avverte, c'è un bisogno di, si nota per tante cose, intanto, ripeto, non può venire fuori nel PD Renzi, che non ha nulla a che vedere con la vecchia storia degli ex pcisti, ci sono i destri che ancora li chiamano comunisti, che a me fa tanto ridere. Non li chiamavo, non li chiamo neanche ex comunisti, ex picisti, perché il picismo è una cosa molto diversa dal comunismo, ma questo richiederebbe allora, questo lo sostengo dal 1970, tanto per intenderci, non è da oggi. Ecco, e allora dico, sì, c'è stata tutta una storia, diciamo, di questo ventennio, quando è crollata la prima repubblica, è venuta avanti
non la seconda, secondo me non è mai nata, ma in ogni modo è andata avanti certamente un nuovo sistema molto, molto amemico, così molto, so, tutto molto informe, direi. Però sta finendo, io credo stia finendo, e difatti sono rabbiosi i vecchi piccisti, gli ex piccisti, vedo che cercano di resistere, ma temo, non me frega niente veramente, scusi, dico temo per, tanto per dire, insomma, ma temo per loro, semmai, poverini, che ci sia effettivamente in atto un ricambio, ecco. Loro stanno resistendo, ecco. E tutto sommato quasi quasi mi va bene anche che resistano, perché quando si sarà ricreata una nuova dicotomia falsa destra-sinistra, credo che le cose non andranno tanto meglio, ecco. E noto anche un tentativo di ricambio del ceto intellettuale, sono usciti una serie di attacchi al vecchio ceto intellettuale, che poi è quello uscito soprattutto dal 68, che è stato contro il vecchio PC, ma che poi alla fine è diventato ceto intellettuale, insomma, quello ben illustrato abbastanza nella grande bellezza, insomma, direi, insomma, questo ceto intellettuale che ho conosciuto ampiamente e frequentato anche fin all'inizio degli anni 90, poi magari meno, molto meno, ma insomma si notava già allora che la ire che stava prendendo. Ma adesso si capisce che è loro questo centro intellettuale, solo che onestamente quelli che vengono avanti e che vengono portati da alcuni critici del vecchio centro intellettuale, insomma, non so se sia migliori o peggiori, onestamente. Che insomma, quelli usciti dal 68 io li critico, soprattutto gli operaisti o via dicendo, ma insomma, certamente c'era anche gente di valore, comunque dire. Alcuni giovinastri, sì, no, scusi, alcuni giovani, insomma, odierni mi lasciano più perplessità, lasci sia un giudizio da vecchio, magari, sa, i vecchi sempre pronto anche i giovani, può anche essere, ma in ogni caso ho una serie di perplessità. Però noto che c'è questo tentativo, sia di ricambio politico all'interno del PD in modo particolare, ma anche forse all'interno del centrodestra, perché ormai Berlusconi, ma vedi che Berlusconi però resiste e lo fanno resistere, perché hanno paura che di nuovo si crei uno sbandamento, che ci siano milioni di elettori che non sa bene dove dopo si dirigono. Quindi tutto sommato, sì, lo hanno colpito da una parte, dall'altra, però cercano anche di non colpirlo troppo. Insomma, stanno tentando un trapasso graduale verso un nuovo centro-sinistra e un nuovo centrodestra, che non hanno più, ripeto, la valenza del passato, ma che temo non miglioreranno affatto le cose, anzi. Ecco, e la stessa cosa mi sembra che avvenga sul piano del passaggio all'interno della cultura, del ceto intellettuale, eccetera. C'è una scontentezza alimentata anche da certi giornali, eccetera, nei confronti dei famosi intellettuali del piffero, tanto per rifarmi, no, cosa che è uscito recentemente, e però dopo non è che vogliano un ricambio con intellettuali non piffero, vogliono con intellettuali dei due pifferi, ecco, insomma, in poche parole. E in questo giocano. Che sì, alcuni che sono ufficialmente di destra, altri sono ufficialmente di sinistra, alcuni scrivono sul giornale o sul Libero, altri scrivono sulla Repubblica o sul Corriere, ma insomma mi dà l'impressione che da una parte all'altra si confluisca verso il tentativo di superamento sia della vecchia parte politica, sia della vecchia parte intellettuale, ma non mi pare con dei movimenti che abbiano una direzione verso qualcosa di nuovo e in senso positivo. Nuovo sì, ma insomma, con molte perplessità. Però adesso veramente credo che siamo nel momento del cambiamento, nella fase del cambiamento, e quindi insomma, io non nutro grandi speranze, ma insomma non voglio neanche adesso fare il disperato, non si sa mai, ma speriamo bene, ecco, diciamo, chiudiamo così. Un moto di speranza. Io la ringrazio tantissimo per questa intervista. Benissimo. Saluto, saluto, e mi saluti anche Fabio, naturalmente, chi le nomi.